non è neanche un tema di chi, diciamo, può capitalizzare di più da un confronto, è una cosa normale e ovvia, e dico a Fontana di non averne paura, di non scappare. In una terra che ha 15.000 case vuote di proprietà pubblica, con migliaia di persone senza casa, il fatto che Haller faccia gli spot elettorali dimostra quanto c'è da cambiare. È proprio il racconto delle cose che dobbiamo cambiare. Noi abbiamo bisogno di un Haller che faccia sì che possano essere efficaci, veloci e rapidi gli interventi di ristrutturazione o diciamo aiuti all'assegnazione alloggi, non certo si perdano in cose di questo genere. Però è, io credo, il segno di una debolezza da parte di Fontana, che sta cercando in tutti i modi di ottenere consenso perché ha paura. Mesi fa, secondo me, non l'avrebbe nemmeno immaginato. Io credo che le riforme istituzionali siano indispensabili in questo Paese per rafforzare l'azione del governo. Il Presidente della Repubblica lo terrei lì come figura di garanzia, perché secondo me è utile che ci sia una figura di garanzia, non di parte, che certo ha una storia politica e culturale, ma come stiamo vedendo con il presidente Mattarella, garantisce alla fine stabilità e garantisce gli equilibri politici tra parti diverse.